sono stati festeggiati a Sassari i 250 anni della fondazione delle Fiamme Gialle. Il servizio è di Emanuele Floris. Festeggiati nei giorni scorsi al Teatro Comunale i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza. Una serata che ha visto celebrare la ricorrenza insieme al Conservatorio Luigi Canepa nel tradizionale concerto di fine maggio. È molto importante per noi aprirci al territorio e alle realtà della nostra città, ma anche della nostra regione. E questo evento avrà sicuramente una importante rilevanza nazionale. A salutare sul palco i presenti anche il presidente del Conservatorio, Ivano Iai, che ha ricordato l'importanza della musica e dell'arte. Poi l'esibizione dell'orchestra del Conservatorio, guidata da Mattia Rondelli. L'alta formazione, fare cultura, sono la fucina della società del domani. Vuol dire creare la res politica, la res pubblica del domani. Quindi è una cosa fondamentale per ogni città e Sassari è un conservatorio di cui deve essere fiera, che deve valorizzare. Il comandante delle Fiamme Gialle di Sassari ha chiesto un minuto di raccoglimento per i tre giovani finanzieri morti la settimana scorsa in Valtellina. Lo stesso colonnello si è soffermato sull'esperienza di una vita da finanziere. Per chi è fortemente motivato, è un'esperienza unica da vivere in ogni categoria. Quindi parlo dei finanzieri, parlo degli ispettori e parlo degli ufficiali. E può rivelarsi una vita straordinaria nella misura in cui si ha la vocazione di una persona.